Prego, siete già in onda. Perché guarda i video di mamma? Sì. E allora giusto, rifallo. Ciao Bruna. Ciao Bruna. Ciao Bruna. Ciao Bruna. Bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo una puntata che non sarà l'ultima, o forse sì. Abbiamo già altre idee. Ecco, esatto, di Sarabanda Nerd. Questa volta però finalmente, perché giustamente abbiamo fatto i videogiochi, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto quell'altro, parliamo di giochi da tavolo. Quindi il nostro beneamato Sauro ha deciso di farci cimentare in questo episodio di Sarabanda Nerd con i giochi da tavolo. Cosa farà? Prenderà delle immagini con dei pezzi, da quello che ho capito, sì, delle pedine, sì, dei token o qualcosa di alcuni giochi da tavolo, e noi dovremo riconoscerli. Il discorso qual è? Questa volta non ci prenoteremo, infatti se non siamo senza pulsanti, senza niente, non ci prenoteremo con un solito pulsante che dice ma ci prenoteremo con dei modi simpatici e abbastanza, tra virgolette, complessi, sempre utilizzando dei giochi da tavolo. Questi sono tutti i modi che utilizzeremo per prenotarci, e detto questo iniziamo con la prima manche. Per prenotarsi dovete giocare al doble. Chi finisce prima il suo pozzo, e il pozzo è composto da 5 carte. Sì, ma non lo giri questo. Questa chi la gira? Tu. Allora metto così. Vai. E che cazzo è? Eh sì, mica dobbiamo mettere cose. No, che? No, devi trovare il formaggio. Ma non devo fare. No, 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 no. Macchina di Filippo. Gatto. Non vai, gatto. Non vai. Gatto. Gatto. Vai via, vai via! La patina, la patina! Non so, dobbiamo dire che mi manca, mi è venuta sì! Cane! No, 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 stai sotto, dinosauro! Stai sopra! Mela! È il modo di rispondere alla domanda, il gioco è? Il gioco è Seven Wonders! Sì, bravo! Non lo sapevo! Ora un punto! Divieto! Per prenotarvi dovete giocare a Dungeon Fighter semplicemente colpendo col dado un 6 o un 10. Ricordate come si gioca a Dungeon Fighter? Sì, no. Okay. Tutti contemporaneamente? Sì, tirate tutti contemporaneamente, il primo che mette il dado sul 6 o sul 10 si prenota. Dovete indovinare? Questo! Oh, questo vale! No, questo vale! Dai, però, cioè, com'è? Ma cazzo di culo, ragazzi! Dai! Io non sapevo più niente! E il gioco è King Domino. Ma King Domino? Cioè, sta fatto! Ma non l'ha fatto col primo colpo, dai, tutte e due! Ne ho fatti 15, sono andati tutti fuori. No, no, non la prossima dovete indovinare giocando a Cortex. Chi per primo indovina la risposta della carta di Cortex si prenota. Come si gioca a Cortex? Molto figo. Vabbè, ma che cavolo, dai, però. Dai, pronti? Il colore del robot. Vai. Rosso. Nero. Nero. Ciao Luca. È nero. Il gioco è? Il gioco è azul. No. Sì. È azul. No. Vabbè, avresti perso comunque. Allora, giocate una mancia Peach Nuts a 15 carte. Immaginate. Via. Mezza. Blu. 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 Due. Verde. Frizzato Claudio. Azzurro Barattolo. Frizzato Claudio. Frizzato. Ma che culo. Frizzata Chicca. Viola. 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 Gioco è? Questi sono i coniglietti di Dixit. Sì. Vabbè, ma che cazzo di culo! I tre frizz a lui sono capitati a caso. I tre frizz mi sono capitati. Ma frizz da me che c'è stato. Da prima che me lo. Sai perché a me non mi piace più frizzare? Cazzo! Una mancia tabù. Ok, adesso io lo schermo me lo riprendo, mi guardo la figura, faccio una carta io di tabù e la do a Eleonora. Eleonora dovrà cercare modalità tabù di farvi capire che cos'è. Che e gioco, c'è sempre gioco. Una sola prenotazione. Perché è per me o per donne, mi raccomando. Il gioco è per me o per donne. No, su tabù no, chiaramente. Quindi immagino la vediamo. Immagino la vedete, non è esplicito. Vai. Allora, in questo gioco ci sono gioco. Delle aste. Stop un attimo, Vai, alta attenzione. Giusto. Porca puttana. Immaginate, ma le sette dove sta?
pensando. Era questo. Aste. Aste. Ah, io pensavo delle aste. Ah, io pure. Tu non avevi giocato, vedi, tu non hai giocato. Però lo riconoscevi, mi sa. E allora, secondo il tizio che vi davo ci sono dei materiali che servono a comprare delle cose. Guarda, i due indomendati! Mi sono spesso tutto lo scatto! Grande! Ah, when I dream è come tabù. Cioè ci potete rispondere quante volte volete, ma tanto siete bendati. A me? Sì. Colorato. Sagrato. Palline. Pozioni esplosive. Gizmos. Hai vinto già lui. Non può essere. Bitch. Secondo me si sono messi d'accordo. Che sono messi d'accordo, ragazzi? Che lo fa? Ah, vabbè, colorato, palline. Questa è... Non ci ho messo lì di colore. La domanda è mascherine di chi so della sua. Cortex, chi indovina per primo. Qua? Sì, Cortex, è come prima. Vai. Devi girare. Sai per chi c'è il vantaggio girare? Oh, te l'hai sposo? Prima chi? Vai. 16. No. Io mi sono prenotato. 12. Sì. Becocca che gioco è? Monopoli. Bravo. Attenzione. No, è vero. Beh, non conosco il gioco. No, perché quello è il gioco. Io gioco giochi seri, gioco. Ah, ecco, bello. No, esco fuori di maraviglia. Non gliela la mano per il momento. Non gliela la! Perché? Che come un gioco più brand che c'hai che esplode in kit. Non gliela la mano. Aspetta, c'ha tua light in bello. No, c'ha True Age. True Age, non l'ho letto. L'ho letto ma non l'ho capito, è differente. Maple Circus, la torre più alta in 30 secondi. Ce la posso fare adesso, eh? Ah, c'è, c'è il... Podi! No, per fortuna non dovete farlo, podi. No! Allora, questa manche, una clessidra, senza prenotazione, quindi senza campanello. Avete la clessidra, la fine della clessidra, chi? Senza cavalli in mezzo. Esatto, tutto fuori, dove sta? Ok, pronti? Via! Intanto io mi sparo quello che gioco è. Ah, ok, questo è facile, ma è gioco. Strano che Claudio non l'abbia. Claudio! Credo che abbia anche lui. C'ha la priorità assoluta. Aspetta, la ricca però, attenzione! Troia. C'è Luca, ha giocato la scarpa. Fa... Kika ci sta provando. Attenzione, si prende il tempo, Kika. Una copia. Copia o non copia, arriva sempre prima lui, però. E quindi? E quindi fa sempre prima lui. Attenzione! No, ma il mio è rotto. Cioè, guarda, il legno mio mica si tiene. Succede, dipende. C'è avuto culo tre cose, c'è avuto. È una questione di come nasce. Oh, se mi si casca non voglio sapere cosa, eh. Ho finito! Finito, finito. Vabbè. Allora io direi Brecocca Claudio. Perfetto, Brecocca che gioca? Bravo. E Brecocca va a due punti, signori. Grande. Diretto? Torre di carte con 10 carte. Con 10 poi mi è capitato. Pronti? Vai. Via. Non lo si sa? Non lo so pronunciare. Vabbè, io gioco per giocare. Io non ne so fate ne. Attenzione Brecocca! Attenzione Brecocca! Io da piccolo facevo queste cose in maniera incredibile, ragazzi. Però meglio! Io ci mica devi vincere Gianluca, recuperi! Solo che non mi ricordo come si gioca, che il gioco era. Ho capito! Perfetto, Brecocca dai la risposta e intanto gli altri vanno avanti! Che gioco era? Cazzi tuoi! Ferruto! Brecocca, dai che passa, come arriva qualcun altro passa! Almeno un po' di nallo, fini, vai! Vai, vedilo! No, fini no, ci sono due carte ancora! Vabbè! Tu c'hai. Vai! Faceless? Sì! Sì, vabbè, vieni! Brico, va bene, è la faceless! Lo so, mi mettiranno, vedi! Oh, siete comprato, siete idolatrato! No, non ho idolatrato! Io ho detto. Io avrei detto shameless! Allora, dall'estrazione è venuto fuori un'altra manche con un tabù. Questa volta Eleonora scriverà le parole, non posso dire, io dovrò far indovinare i ragazzi. Grazie per i ragazzi. Beh, tu sei un bel ragazzo. Grazie per i ragazzi.
E c'è anche una bella ragazza, dai. Siamo pronti, vai. Allora, il gioco che dovete indovinare è un gioco dove ci sono due coccodrilli. Tre mazzi. Maledetta. Tre mazzi. Villanius. Come? Villanius. No, tre mazzi. Ogni mazzo, da ogni mazzo estrai tre cose. Ci estrai. Con queste tre cose. Splendor. Grande! Ma ha bloccato carte, ma ha bloccato token, ma ha bloccato mobili. Prenotare, ma ha bloccato tutto. Voodoo ha una carta più il campanello. Meno male. Sì. 3, 2, 1. Gui! Coccodè! Oddio! Aspetta! Sì. Ok, primo, secondo, terzo, quarto e quinto. C'è giocato, lui la sa. C'è giocato, quindi. Lo sa, quello del panda, dell'imperatore. 5, 4, 3, 2. Imperatore panda. No. Oh, quindi ha vinto il gioco? No. Da Claudio. Claudio mostra 3. Se vince, appena vince Gianluca, ma quasi Claudio non ha risposto. Sì, hai detto di no. Sì, no. La composizione più alta, non abbiamo già fatto, in 15 secondi. Mi che conta, ve l'ho dati 30. 15 secondi. Arrivi in Claudio. 3, 15 secondi, 3, 2, 1, via. Dieci. Ula. Top. Cioè, guarda come gli sta bene. È un'applicazione, sono arrivato prima, ma è un'applicazione per cellulare? Sì. È di un gioco. È l'applicazione di un gioco. Problema è stato quello. L'unico gioco che ho fatto secondo l'applicazione è Chronicles of Crime, no? No. Secondo Claudio è arrivato, no? No. Sai perché? Vabbè, tu se la fai in goliardico e perdi questa. Dobbiamo venire a giocare. Ce n'è rimasta una, no? Cioè, quando tu metti più verde. Almeno la sai. Quando tu metti più verde, mi sei cascato, quindi non lo so misto. Prova a dire. Vai, giallo. Vai, dire la vera. Allora, una la facciamo, giusto. Quale? Hai giocato a Lock? Quale? Questo è. È l'unico che non ha giocato, quindi non sa. Non sa il nome. Primo. Non sa il nome. Non sa il nome? Nessuno mi incorona? Nessuno mi incorona. Incorona di solo, dai, incorona di solo. E cosa? Ho vinto. Detto questo, come al solito, adesso il video è finito, andremo tutti quanti via. Allora, sempre il capo supremo, nonché regista, nonché tuttofare dei Rolling Gamers, ci comunica che c'è la possibilità di scegliere per i prossimi Sarabanda Nerd. Potete scegliere tra due modalità: o le colonne sonore delle serie TV, che verranno accuratamente selezionate, o scegliere sempre inerente al mondo dei giochi da tavolo tramite il sito Melodice, che fornisce delle colonne sonore per ogni gioco da tavolo. Lui credo ci farà sentire delle colonne sonore e noi dovremo capire a che gioco si riferisce. Detto questo, Claudio sta continuando a giocare a doble. Il video è finito. Andate in pace. Non è vero, aspetta. Aspettate, perché Bricocca vi deve dire un'ultima cosa. Spolliciamo prima di tutto. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Questo qui è commentare, giusto? Ok, lui l'ha detto un'altra. Commentate, quindi nei commenti. Mettete anche un dislike. Come sempre, un dislike sempre. Lui ha detto una bella cosa. Commentate. Fateci sapere nei commenti. Fateci sapere nei commenti quale delle due modalità del prossimo Sarabanda Nerd preferite. A scammanellata. Ci bisogna iscriversi e attivate la campanellina. Arrivederci. How far can we get if we sail a little bit high? Con il casino.